In questo video vedremo due modi con cui il server può comunicare con il vostro browser e viceversa, ovvero i cookies e le sessioni, che diciamo fanno più o meno la stessa cosa, solo con un diverso impiego del luogo dove vengono archiviati. Cominciamo con i cookies. I cookies praticamente sono una delle soluzioni che permette di risolvere il problema che il web, internet, è senza stato. Quindi non c'è possibilità tra una pagina e l'altra di sapere che cosa la pagina precedente ha fatto. A questo problema, quindi l'impossibilità di una pagina di comunicare con le altre, viene ovviato dando appunto la possibilità di utilizzare il browser come punto di appoggio di alcune informazioni. Questo sono per esempio i cookie. I cookie sono dei file che vengono inviati dal server al vostro browser, in cui vengono salvati dei dati che possono essere mantenuti nel vostro browser, nella vostra memoria, nel vostro computer per un certo periodo, che viene settato quando si setta il cookie, e possono essere utili in varie occasioni. Uno degli esempi più semplici è quando una persona si logga all'interno di un sito. Per esempio, qui abbiamo l'esempio di Libero, che ci dà la possibilità di iscriversi. Capita a volte però che se noi andiamo su Libero oppure su altre cose, abbiamo già che ci compare già la password e l'username pronti. Questo succede perché? Perché evidentemente noi abbiamo nel nostro browser salvato un cookie, appunto, che contiene un username e la password, e nel momento in cui torniamo sul sito, siccome già una volta abbiamo usato queste cose, il cookie ci ricorda questo dato che abbiamo già dato, e il dato non è presente sul server, ma è presente sul nostro browser. Quindi questo è un esempio in cui il cookie può essere utile. Vediamo come funzionano i cookies. I cookie vanno settati con una funzione che è detta setCookie, questa qui, e che ha vari parametri. Per la precisione sono 6, e quindi vediamo semplicemente in quello che sono le loro caratteristiche: il nome del cookie, il valore che deve contenere, una scadenza, un indirizzo che indica in quali cartelle, oppure se in tutto il server il cookie è valido, quindi si può distinguere se il cookie può essere valido in alcune cartelle oppure in tutto il sito, il dominio che indica in quale server è. In quale host, scusate, in quale dominio il cookie è valido. La sicurezza indica il modo in cui il dato viene inviato, se è 0, se 1 è in HTTPS, altrimenti se usiamo 0 è inviato in maniera normale. Questi sono i parametri fondamentali, non tutti devono essere per forza usati. Nel momento in cui non vengono usati, il PHP utilizza dei valori di default. Vediamo un esempio di cookie settato. Allora, vediamo che intanto per comodità la scadenza me la creo in una variabile, perché è sempre un po' complesso scrivere la scadenza, perché la scadenza viene data dal tempo attuale, che questa funzione qui viene data, più la somma del tempo che manca la scadenza. Siccome le scadenze sono andate in secondi, per creare un periodo che va dai un minuto, un'ora, un giorno, un mese, bisogna fare per forza questa equazione qui. Questo praticamente indicherebbe che il cookie dura un mese, perché abbiamo 60 secondi per 60 minuti, per 24 ore, per 30 giorni, quindi abbiamo un mese. Questo valore viene messo nella variabile expire, che diventa uno degli attributi del cookie. Vediamo che appunto creiamo con la funzione setCookie un cookie, gli diamo il nome e nome, gli diamo il valore exporter e gli diamo un tempo di un mese. Fatto questo, stampiamo, una volta, prima di tutto lo settiamo, poi stampiamo a video il cookie che si trova però all'interno del nostro browser. E il modo di recuperare il cookie è lo stesso concettualmente che si fa quando si mandano dei valori attraverso il get e il post. Cioè abbiamo il comando $cookie che va a pescare il cookie in questione, quindi questo, e in questo caso lo stampa direttamente. Qui ho messo anche la possibilità di stampare tutti i cookie presenti nel browser, giusto per curiosità, e quindi non soltanto quello che abbiamo e imposteremo in questo momento, ma anche tutti gli altri che abbiamo.
Salviamo e andiamo a vedere nel nostro, il nostro browser locale. Bene, qui per comodità mettiamo su, cancelliamo i commenti e lasciamo così perché è meglio. Vediamoci anche questo per curiosità se ce lo fa vedere, cioè leggo di tutti i cookie. Non dovrebbero esserci grossi problemi, magari qui, ma no, lasciamolo così. Vediamo che cosa succede. Ho tolto il commento perché. Ah, una cosa importante da dire è che il set cookie deve essere il primo comando che viene posto in una pagina HTML, anche prima dell'inizio dell'HTML, altrimenti vi darà errore. Questo vale sia per i cookie che per le session. Vediamo se funziona. Allora, abbiamo lo stampaggio del nostro cookie. E poi abbiamo un array che ci stampa praticamente tutti i vari cookie che già sono presenti. Adesso questo non ci interessa. Li togliamo perché ci fanno un po' di casino. Sarebbero questi, però è un modo per vedere i vari cookie che abbiamo. In realtà quello che ci interessa è l'exporter, cioè noi sappiamo che abbiamo un cookie che si chiama nome in questo caso e che porta questo valore nel nostro browser e sarà presente all'interno per quanto riguarda questo dominio per un mese. Questo per quanto riguarda i cookie. Quindi per curiosità, se noi volessimo fare un piccolo controllo per vedere se utilizzare i cookie in un certo senso e per esempio se abbiamo che il nostro cookie è uguale ad Alex Porter, perché abbiamo deciso così ormai. Allora, facciamo fare ovviamente qui mettiamo solo un comando testuale, in realtà potremmo mettere uno script che ci rinvia a parti diverse del sito. Però adesso non ci interessa, quindi lasciamo questo. Questo non lo stampiamo più perché non vogliamo stampare il nome, vogliamo solo permettere l'entrata o no. Noi abbiamo già il cookie salvato nel nostro browser, quindi se siamo Alex Porter, il browser lo sa, a questo punto ci dirà che l'accesso è consentito. Accesso consentito. In effetti qui sarebbe più sensato mettere un header, come abbiamo detto, vi faccio velocemente vedere cosa intendo. Di solito c'è un header che porta, nel caso che il cookie sia quello corretto, con tanto di password, ovviamente non solo con username, verso una pagina che è riservata, mentre nell'altro caso porterà verso un form di accesso, eccetera. In questo caso usiamo soltanto due pagine immaginarie esterne, insomma non ci interessa che cosa mettiamo google.it. Abbiamo un if molto semplice che se il cookie è corretto ma ci porta su eBay, se il cookie non è corretto ci porta su Google. Andiamo a vedere che cosa succede se aggiorniamo e dovremmo andare su eBay. Avevo dimenticato il termine location davanti all'indirizzo. Messo l'indirizzo location, vediamo se funziona. Ok, ci porta su eBay. Un po' lentino, magari il browser, ma la connessione è quello che è, ma va bene lo stesso. Ecco, questo per quanto riguarda i cookie. Quanto riguarda le sessioni, invece, che abbiamo detto sono molto simili ai cookie, la principale differenza è che la sessione ha una vita per forza limitata soltanto al tempo in cui si rimarrà all'interno del sito, quindi non è salvata in maniera duratura come un cookie, ma ha la possibilità di salvare dei valori, dei dati, ma solo fino al tempo che noi rimaniamo connessi con un particolare dominio, eccetera. La sintassi di creazione di una sessione è questa, come nel caso del cookie bisogna che sia la prima
linea di ogni pagina web, la session start, cioè questa linea deve essere precedente a tutto qualunque altra cosa, anche alla dichiarazione di HTML, altrimenti darebbe errore. Quindi, se questo è il nostro codice, noi qui potremmo avere poi HTML e la nostra pagina web con il title, eccetera. Pagina web, eccetera. Ovviamente chiudere il title. Adesso non mi dilungo, eccetera, eccetera, no? Ok. In questo caso ci serve solo fare esempi, quindi non abbiamo bisogno dell'HTML. Per dichiarare, qui ho già fatto un esempio abbastanza complesso, quindi prima vi faccio vedere come si dichiara una sessione. Una sessione si dichiara in questo modo qui. Meglio, ciao, per esempio, si potrebbe mettere. Le si assegna un valore in questo modo: dollaro sessione, nome della sessione, quindi che è come il nome di una variabile in un certo senso, anche se appare un po' avere la sintassi di un array. Comunque, nome della sessione e il valore che gli si vuole mettere dentro. Qui io faccio subito un esempio per vedere come può essere utilizzato con un incrementatore di visite della pagina. Come funziona questo incrementatore? Praticamente mi controlla con la funzione isSet se la sessione visite è stata popolata. isSet controlla se dentro una sessione c'è un valore. La stessa cosa vale anche per le variabili. isSet può essere usato sia per le variabili che per le sessioni o per i cookie, e controlla se c'è un valore. Siccome qui non è stata dichiarata, il valore non c'è, quindi questa condizione di if non si presenterà, quindi questo blocco di codice non verrà stampato all'inizio, ma verrà stampato questo blocco di codice. Che cosa fa questo blocco di codice? Setta appunto la sessione visita e la pone uguale ad 1. Un secondo aggiornamento della pagina, un navigamento in un sito in cui ci fosse questo script PHP, l'if, la condizione è che la session visita sia settata, si rivelerebbe vera, perché l'abbiamo settata qui, quindi scatterebbe questo secondo blocco di codice. Che cosa farebbe? Porrebbe la sessione visita uguale a se stessa più 1, quindi praticamente incrementa la sessione visita, che prima era 1, e la porta a 2, e così tutte le volte che andiamo ad aggiornare, perché quando ormai abbiamo messo un dato, isSet trova sempre che la sessione in effetti è esistente ed è stata riempita. Andiamo a vedere che cosa comporta questo nel nostro browser. Adesso abbiamo pari uguale a 1 perché ho aggiornato solo una volta, ma se io comincio ad aggiornare, ogni volta che aggiorno, come vedete, le mie session aumentano. Un'ultima cosa da dire per quanto riguarda le sessioni, scusate, è che come per quanto riguarda le connessioni a database, eccetera, quando noi startiamo una sessione, nel momento in cui abbiamo finito di utilizzarla, in questo caso non era necessario perché la usavamo continuamente, nel momento in cui usciamo dal sito, sarebbe buona norma cancellare l'interno di una sessione. Questa è la funzione che permette di pulire, di cancellare ciò che è all'interno di una sessione, unset, e poi ovviamente nella sessione, e infine anche distruggere quella che è la connessione alle sessioni, quindi session destroy. Praticamente questo annulla questo, mentre questo annulla queste situazioni qui, cioè svuota la sessione. Questo per quanto riguarda allora le sessioni, e i cookie che abbiamo visto sono dei mezzi che permettono di comunicare, di mantenere alcuni dati all'interno del nostro browser o del nostro computer inerenti alle nostre pagine che abbiamo visitate, e sono molto utili nel momento in cui si fanno dei login, in cui vogliamo risalvare tutti i nostri dati senza doverli rimettere ogni volta. E sicuramente l'avete visto molte volte in internet. Lo stesso è molto utile nelle zone in cui si lavora con i carrelli della spesa o altre sezioni di siti che vengono frequentate più volte, in cui una pagina deve mandare ad un'altra pagina un certo valore. Questo può essere fatto appunto con la sessione, perché nel momento in cui abbiamo un cookie rimane in memoria per tempo determinato dall'utente o da chi crea, insomma, il cookie. La sessione invece può essere passata da una pagina all'altra appunto tramite il passaggio di sessione, per cui noi abbiamo questa session visite qui in questa pagina. Se mettessimo in un'altra pagina la session visite, sarebbe comunque
come dire, una variabile che sarebbe recuperabile dalla pagina, perché sarebbe appunto in memoria fino a che non rimaniamo connessi con un certo database, un certo sito. Questo per quanto riguarda le sessioni, quindi il cookie ne abbiamo parlato. Per questa lezione è tutto, grazie per l'ascolto e al prossimo tutorial.